Cristian Galano, il bomber del Pescara, 9 gol, ormai la doppia cifra, Cristian, è ad un passo. Sì, dai, è ad un passo, però ci dobbiamo arrivare, speriamo già da domenica contro il Trapani, che è una partita importantissima per tutta la squadra. Partita importante quella con i siciliani, una partita che il Pescara non può permettersi di sbagliare, è inutile girarci attorno. Assolutamente, è una partita che non possiamo sbagliare, dobbiamo entrare in campo con un'altra mentalità, non quella vista in queste ultime, diciamo, uscite, ultime partite, perché poi c'è la sosta, quindi dobbiamo fare più punti possibili. Quella siciliana, formazione che reduce dalla sconfitta con il Pisa, c'è stato l'esonero dell'allenatore Baldini, Trapani che tra l'altro ha fatto vedere le cose migliori in trasferta. Sì, è vero, infatti non dobbiamo sottovalutare l'avversario, perché l'abbiamo visto, questo campionato ha sempre delle insidie, quindi tutte le squadre se la giocano alla grande. Loro ora stanno in un momento di difficoltà, lo sappiamo, ma non dobbiamo fidarci e dobbiamo mettere in campo la giusta cattiveria per portare a casa questa vittoria che, ripeto, che per noi è come l'aria, è fondamentale. Ma cosa sta succedendo, Cristian, a questo Pescara che giocava bene, faceva punti, vinceva le partite fino a qualche settimana fa, ora 4 gare, 2 punti all'attivo? Ma questo non te lo so dire, sicuramente dobbiamo metterci più concentrazione in tante situazioni, più cattiveria, perché tante volte, come avete visto, siamo andati in vantaggio tante partite e poi ci abbassiamo troppo e alla fine prendiamo sempre gol. Dobbiamo evitare di fare questo e di stare concentrati tutti i 95 minuti, quelli che sono i minuti della partita. E poi sono sicuro che le partite poi noi le portiamo a casa. Per te comunque una stagione davvero molto molto positiva, lo scorso anno 21 gare, 3 gol con il Foggia. No, vabbè, ripeto, l'anno scorso a me non mi interessa più niente, perché è stata una stagione, ma non, ripeto, non per colpa mia. Io guardo anche quello che ho fatto di buono anche negli anni passati, che diciamo ho sempre fatto bene. Quest'anno avevo bisogno della giusta fiducia, il mister me la sta dando, io sto ricambiando con i gol e con i fatti.